Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ecco, noi non siamo per volta a Bennino e Specchia. Io non so l'onorevole Cattaneo in che paese vive. È la seconda volta che ripete quelle piccole tasse. Lei si metta nei panni oggi di una donna, giovane, precaria, che non arriva a fine mese, madre, che sente lei che sta dicendo che un piccolo aumento che pagherà di più. Ma cosa il latte in cosa polvere che lei pagherà di più dell'IVA, ma lei pagherà di più. Allora io le dico questo, con quello che succede lì fuori, con quello che succede lì fuori, lei dovrebbe avere il buon senso non solo di dire che il taglio del cuneo fiscale è, ci mancherebbe, sono risorse già iniziate, fatto dal governo Draghi, e bisogna continuare così, anzi va reso strutturale, siamo tutti d'accordo, l'hanno fatto tutti i governi precedenti, qua il nodo un altro, c'è l'inflazione che galoppa, c'è il caro vita che aumenta, c'è il caro mutui su cui non state facendo nulla, lei viene qui a dire che sono micro tasse, dimmi ma quanto è il 5% dell'IVA, ma sa cosa vuol dire oggi arrivare a fine mese, calma, ripeto, lei si metta nei panni di una donna in questo momento, madre, magari single. C'è un elemento